Nel 1482 sono passati 35 anni dalla nascita di quest'uomo, figlio illegittimo, poi riconosciuto, di un notaio. Questo signore che vediamo, pur avendo un'alta reputazione di sé, ignora in questo momento che nei secoli a venire diventerà un mito universale, famoso quasi come Gesù Cristo. Ed essendo dotato di un certo senso dell'umorismo, riderebbe delle tante stupidaggini che si scriveranno sulle sue opere, delle tante invenzioni che gli verranno attribuite, dell'aura di esoterismo e mistero che circonderà il suo personaggio, anche se non è propriamente un carattere lineare. Diciamo che stimola inevitabilmente mille interpretazioni alle tante cose che crea, abbozza e spesso lascia a metà. A 35 anni è un uomo aitante, un fisico atletico, modellato da un'infanzia passata all'aperto, in campagna. Si vanta di piegare con la forza delle sue mani i ferri di cavallo, e lo fa davvero. Barba e capelli curati, attento alla sua immagine, narcisista, stravagante. Per un periodo della sua vita vestirà sempre di rosso. Facile nella parola, è un manipolatore. Dal carattere scanzonato si diverte nelle bizzarrie. Non confesserebbe oggi che da piccolo catturava lucertole per aggiungere loro delle protesi e farle assomigliare a dei draghi in miniatura. L'uomo vive di passioni, ma non quelle di un libertino. Il campo da gioco delle sue passioni è la mente. Una mente raffinatissima, curiosa in modo febbrile. Il suo sguardo rifiuta le emozioni sentimentali, forse le teme. Mai nei tanti suoi scritti si troverà allusione alla passione per una donna o un uomo. Invece si troveranno uomini e donne disegnati, come caricature, volti intensi o mostruosi, o modelli anatomici, fasce di muscoli e tendini e intestini. Il genere umano come fenomeno, a volte gioco, della natura. Nel disegnare un coito fa considerazioni sulla bruttezza degli organi genitali. Oggi, a 35 anni appunto, quest'uomo è conosciuto come pittore. Di soggetti più nobili, si intende, con un'impressionante accuratezza nel replicare quello che vede, sia esso un cavallo, una donna, un fiore, un maestro delle sfumature. In effetti per tutta la sua vita sarà un maestro nelle sfumature. In tutto. Dove altri saranno fragorosi, esuberanti, il suo genio si muoverà per riflessioni, dettagli, allusioni, chiaroscuri. Il chiaroscuro dell'anima di quest'uomo entra in campo dove la ferrea razionalità si trasforma in qualcosa che egli non dichiarerà mai. Qui diventa affascinante come un enigma che ha distinto anche un ignorante, percepisce in un sorriso oggi protetto da una lastra di vetro del più famoso museo al mondo.